Da Milano, linea allo studio. Giorni di riposo per lo più in famiglia per gli italiani in occasione della Pasqua. Fra quelli che si concederanno qualche giorno di vacanza, oltre 7 milioni si muoveranno in auto. A trattenere a casa molti cittadini, secondo gli albergatori, una ridotta capacità di spesa e le previsioni atmosferiche non ottimali. Anna Scafuri. Una Pasqua ancora sottotono e instabile dal punto di vista del turismo. Per Federalberghi saranno solo 9 milioni gli italiani che si concederanno una breve vacanza. La maggioranza nel bel paese con una permanenza media di 3 notti e un giro d'affari di oltre 3 miliardi di euro. Mare, località d'arte e montagna, le mete preferite. Quasi il 50% di chi andrà in vacanza opterà per la casa di parenti o amici o per un'abitazione di proprietà per contenere i costi e solo il 26,9% sceglierà un albergo. Una situazione per gli operatori del settore di straordinaria gravità, al punto da chiedere al governo misure speciali come un alleggerimento della pressione fiscale e degli altri costi che gravano sul sistema ricettivo. Sono ben 51 milioni gli italiani che a Pasqua resteranno a casa, soprattutto per motivi economici. E se gli alberghi piangono, i ristoranti non ridono, come certifica la Federazione Italiana Pubblici Esercizi. La clientela calerà dell'11%, toccando il -15% a Pasquetta, per un totale di 6,4 milioni di persone e una spesa complessiva di 264 milioni di euro.